Ciao e benvenuti ad un'altra recensione. Oggi daremo un'occhiata all'action figure della Mattel della serie Total Heroes Ultra e in particolare daremo un'occhiata a Batman Beyond. L'action figure è stata prodotta nel 2015 ed è in scala 6 pollici e alta circa 15 cm. Diamo un'occhiata rapidissima al packaging. Innanzitutto ci tengo a dire che l'action figure vi viene presentata in questo mailer box. Tutto bianco, vedete, con il logo Batman Beyond sulla parte frontale, più in alto Total Heroes Ultra. Per il resto non c'è nulla di particolare, è un mailer box che fornisce una ulteriore protezione all'action figure. Vediamo invece il blister vero e proprio, molto classico, diciamo, nel suo look. Con questa parte frontale di plastica trasparente, come potete vedere, ho già rimosso l'action figure e tutti i suoi accessori. Switch heads for customized looks. Infatti, l'action figure ha diverse teste intercambiabili, come vedremo tra poco. In basso il logo Total Heroes Ultra, e in alto, questa sullo sfondo, sulla card, abbiamo una bella immagine di Batman Beyond e il logo del fumetto barra Animated Series. Vediamo anche il retro rapidissimamente. Come potete vedere qui i vari look dell'action figure, un po' di accessori, una parte da leggere che vi metto a fuoco. E niente di particolare in basso, i loghi Mattel, Matty Collector e Batman. Diamo un'occhiata più da vicino quindi all'action figure. Dopo aver visto il packaging, eccola qui. Togliamo, rimuoviamo questo accessorio, poi vedremo in seguito gli accessori. Rimuoviamo anche le ali che avevo montato e diamo un'occhiata più da vicino a Batman Beyond. Come ci si può aspettare, il costume è tutto nero, il painting è abbastanza piatto, ma questa ovviamente non è una critica, è semplicemente fedele al look del fumetto barra Animated Series. Devo dire che questa action figure si ispira molto alla serie animata, sembra davvero ispirata fortemente al cartone animato. Sul petto abbiamo il logo rosso, il volto è molto ben scolpito, molto fedele, devo dire, con questa bocca semiaperta. Alcuni dettagli, vedete, sono scolpiti comunque, queste linee, e soprattutto sul retro, vedete qui questi dettagli che danno comunque un bel tocco all'action figure, un tocco un po' più realistico. Sul sedere abbiamo i vari marchi Mattel, Made in China, eccetera, eccetera. La cintura è un pezzo separato, quindi un bel tocco da parte della Mattel di plastica morbida. Ha questo cerchio rosso al centro, questo tondo rosso al centro e questo cerchio argentato tutto intorno e questi altri rettangoli argentati. Chissà che cosa nasconde dentro questa utility belt, il Batman del futuro. Sugli avambracci abbiamo gli immancabili spuntoni, due per braccio, per avambraccio. Alcuni dettagli anche qui sul lato dello stivale e sul lato della coscia, scolpiti. Sicuramente il punto forte di queste action figure è costituito dagli accessori, ma prima di vedere i tanti accessori che ha queste action figure, vediamo rapidamente l'articolazione. La testa è su articolazione a sfera, può muoversi in tutte le direzioni con un ottimo range di movimento, vedete soprattutto in alto per delle belle pose volanti, anche in basso un ottimo range di movimento. Il braccio può ruotare a 360 gradi e muoversi in fuori e in dentro, nessuna rotazione al bicipite. Singolo snodo al gomito con un range di movimento abbastanza basso, devo dire, e articolazione a sfera, anzi in realtà è una rotazione al polso. Poi abbiamo rotazione alla vita, la gamba può andare in avanti e non indietro perché è bloccata dallo sculpt del sedere di Batman, in fuori e in dentro piuttosto bene, vedete. Singolo snodo al ginocchio con un buon range di movimento. E articolazione alla caviglia dove il piede può muoversi in su e in giù, quindi purtroppo non lateralmente. Questo devo dire che limita un po' la posabilità, però tutto sommato ha una buona, devo dire, una buona posabilità. Due critiche oltre a questa appena detta, quindi l'impossibilità a muovere la caviglia lateralmente,
anche la mancanza di una rotazione, scusate, nelle gambe, sulle gambe. Quindi, ad esempio, un taglio sulla coscia sarebbe stato molto utile. Come dicevo, vediamo gli accessori, tantissimi accessori. Ah, un'altra critica che volevo fare, vedete, la testa è un po' loose. Questo perché vi faccio vedere, così vediamo anche gli accessori. Rimuovendo la testa, abbiamo questa sfera con questo extra range di movimento, fatto credo per aumentare sicuramente il range in basso e in alto, proprio per le pose volanti. Però il problema è che vedete il peg, il pirulino è molto loose, quindi diciamo spesso e volentieri vedrete la testa che si muove liberamente. Vediamo gli accessori, partirei proprio dalle teste intercambiabili. Abbiamo la testa di Terry McGinnis, molto ben scolpita e dipinta, devo dire, molto pulito il painting sugli occhi. Poi abbiamo la testa del vecchio Bruce Wayne, anche questa molto ben dipinta, devo dire, scolpita. Come dicevo, vedete, è molto simile a quello visto alla versione vista nella serie animata. Non ho mai letto i fumetti, quindi non posso fare un paragone, però mi ricorda moltissimo la serie animata. Poi abbiamo, oltre quindi alla testa di Batman, che abbiamo già visto montata sul personaggio, abbiamo quest'altra maschera per essere, che vedete, chiusa, diciamo, non, come se non ci fosse all'interno nessun volto, nessuna testa. Quindi per essere impugnata, diciamo, tenuta nelle mani, tra le mani. Poi abbiamo ben 4 Batarang, tutti uguali, ve ne faccio vedere uno soltanto. Molto belli con questi dettagli rossi. Poi abbiamo un totale di 3 paia di mani, 2 chiuse a pugno, come questa. Due in posizione semiaperta per impugnare gli accessori e due in posizione da, io direi, mossa di karate. Ta! Completamente, vedete, aperte con le dita chiuse, serrate, questo pollice. Sembra proprio una posa da mossa di karate. Però immagino che possano essere utilizzate anche per delle pose, volanti. Come se stesse planando. Come altri accessori abbiamo le ali, ve le avevo fatte intravedere prima, tutte rosse, tutte di plastica rossa, piuttosto dura, che possono essere montate sulla schiena, vedete c'è un foro. Andiamo a montare quindi le ali, semplicemente con una leggera pressione, eccole qua, molto bella, mi piace molto con le ali. Andiamo a inserire la testa di Terry McGinnis, giusto per farvi dare un'idea, per darvi un'idea di com'è. Appare, qua, e magari andiamogli a mettere anche la maschera tra le mani. Guardate che figata, pazzesca, mi piace un sacco, devo dire, questo look bellissimo. E come ultimo accessorio abbiamo questa mini figure alta circa 2 pollici, quindi circa 5 cm. Vi faccio vedere una comparazione con Batman. Il personaggio si chiama Micron, onestamente non lo conosco, ho dovuto cercare il nome su internet, non so se è un villain oppure un alleato di Batman, però abbiamo questa minifigure, poi indagherò maggiormente. È abbastanza dettagliata, non ha nessun punto di articolazione. Somiglia un po' a un incrocio tra Spider-Man e Atom. Comunque un bel tocco da parte della Mattel. Torniamo all'action figure in sé per le considerazioni finali. L'ho acquistata su Matti Collector, era in promozione al 50%, l'ho pagata 10 dollari più spedizione, in totale mi è costata circa 22 euro, 22,50 euro compresa spedizione. Il prezzo regolare è 20 dollari invece più spedizione. Devo dire che sono molto soddisfatto dell'acquisto, non so se l'avrei pagata a prezzo pieno perché con le spedizioni mi sarebbe costata forse più di 30 euro. Però tutto sommato, considerando i tanti accessori e comunque il bel look, fa una bella figura, devo dire, esposta, è molto bella esteticamente, molto ben fatta, molto ben realizzata. Mi sento di consigliarvela, soprattutto se siete dei fan di Batman e in particolare di Batman Beyond. E detto questo, io vi saluto, spero che questa recensione vi sia piaciuta e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!